Coltivavano droga nei campi, 6 persone arrestate. Erano pronte a raccogliere marijuana in un ettaro di terreno in agro di Stornara. Cresce il popolo dei cassi integrati, aumento del 40% rispetto allo scorso anno. L'edilizia è il settore più colpito. Pronti i mandati di pagamento alle aziende, subito disponibili 7 milioni e 200 mila euro, in fila le prime 73 aziende. Ritrovate le attrezzature del verde rubate la settimana scorsa nel capannone della CNS, l'azienda di Bologna ha chiesto il dissequestro. Prime adesioni al progetto del Foggia Calcio, si muove l'imprenditoria locale, possibile ripescaggio in seconda divisione. Bentrovati dalla redazione del telegiornale di Teledauna. Avete già visto la pagina vetrina di oggi e avete visto il titolo per quanto riguarda la cronaca. In provincia di Foggia non si raccoglie soltanto grano e pomodoro, ma anche droga. In particolare la marijuana, perché è stato scoperto un campo, un ettaro di terreno in agro di Stornara. Ne parleremo tra poco. Cominciamo con il problema dei problemi, che è quello del lavoro. Dopo la manifestazione degli edili, ieri davanti alla prefettura, arrivano altre notizie preoccupanti. Rispetto alla passata stagione cresce in maniera sproporzionata il popolo dei cassi integrati. C'è stato un aumento della cassa integrazione soltanto per la provincia di Foggia del 40%, è un dato preoccupante. Dalla regione Puglia in compenso arrivano buone notizie per fronteggiare questa emergenza. Sentiamo subito di che si tratta nel servizio di Germana Zappatore. Foggia è una città stretta fra l'incudine della disoccupazione e il martello della cassa integrazione. Alla diminuzione di posti di lavoro, ogni anno se ne perdono circa il 14%, si unisce infatti l'impennata del ricorso agli ammortizzatori sociali. Rispetto allo stesso periodo del 2012, nei primi 5 mesi del 2013, infatti, la CIG ordinaria, quella a cui le aziende ricorrono per affrontare una crisi temporanea e per non più di 52 settimane, è aumentata del 41,7%, raggiungendo la soglia del 1.136.000 ore autorizzate. Neanche a dirlo, il settore più colpito è quello delle costruzioni, che ha visto letteralmente raddoppiate le ore arrivate a 685.000. A dare il colpo di grazia all'edilizia di Capitanata, inoltre, ci sono 1.000 posti di lavoro in meno e salari decurtati di circa il 20%. Di contro, la cassa integrazione straordinaria segna un meno 48%, un dato di cui non ci si deve rallegrare, precisano i sindacati, perché significa che molte aziende hanno esaurito le proroghe e quindi chiuso i battenti, lasciando i dipendenti a casa senza lavoro e né ammortizzatori sociali. Nel frattempo arriva una boccata d'ossigeno dalla Regione Puglia, che, con un accordo siglato con i sindacati, proroga la presentazione delle domande per accedere agli ammortizzatori sociali e alla mobilità in deroga nel periodo luglio-dicembre 2013. Inoltre la Regione si è impegnata anche a destinare 11 milioni di euro del Fondo di Sostegno al Reddito ai lavoratori in difficoltà che resteranno fuori da CIG e mobilità in deroga. Unica incognita del caso, gli stanziamenti necessari da parte del Governo, che al momento non sono sufficienti. Beh, queste sono le progettualità, i disegni della politica e delle istituzioni più importanti a livello nazionale, a livello regionale, ma aspettiamo naturalmente gli effetti concreti. Certo è che per combattere la crisi del lavoro e la crisi finanziaria c'è assolutamente bisogno del sostegno dello Stato. E il primo sostegno per la città di Foggia è in arrivo, arriverà e sarà concreto lunedì prossimo, perché da lunedì mattina il comune di Foggia provvederà a pagare le aziende creditrici con certificazione al 31 dicembre 2012, praticamente tutti i crediti certificati al 31 dicembre del 2012, e i mandati di pagamento soddisferanno le prime 73 aziende. Entriamo nei particolari.
Si metteranno in fila lunedì mattina, dopo mesi di attesa. Aspettano il pagamento delle forniture da troppo tempo, ma è giunta l'ora di incassare. Dalla prossima settimana e fino al 30 settembre il Comune provvederà a saldare le aziende. Ne sono 73. I soldi sono quelli assegnati e trasferiti alla Cassa Depositi e Prestiti, 7 milioni e 200 mila euro. L'elenco delle aziende sarà pubblicato sul sito internet del Comune. I pagamenti avverranno in rigoroso ordine cronologico. Saranno pagate tutte le aziende che vantano crediti certificati al 31 dicembre 2012, lo dice l'assessore al bilancio Rocco Lisi. Esaurita la prima parte del finanziamento, il Comune otterrà l'accreditamento di altri 7 milioni e 200 mila euro, che saranno ripartiti con i medesimi criteri entro la fine di febbraio 2014. Entro i primi due mesi del prossimo anno si farà fronte al 60% dei debiti contratti per forniture di beni e servizi. Il saldo avverrà con le risorse ordinarie dell'ente. Per soddisfare le aziende creditrici, il Comune ha contratto un debito con lo Stato che dovrà restituire con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Lì si parla di un beneficio immediato per l'economia foggiana, per decine di imprese che otterranno risorse indispensabili a proseguire la loro attività e per centinaia di lavoratori che potranno guardare con maggiore serenità al futuro. E questo è senza dubbio l'effetto concreto dell'aiuto dello Stato, dunque la finanza, i soldi pubblici. Un altro provvedimento importante per combattere la crisi e muovere, far riprendere l'economia della Capitanata è l'apertura dei cantieri. Lo stiamo dicendo da diverso tempo, ci sono tanti progetti, ci sono i progetti della riqualificazione. E proprio in tema di riqualificazione delle periferie, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia potrà contare su altri 4 milioni di euro per interventi di recupero edilizio e riqualificazione nel capoluogo, ma anche in altri 4 centri della provincia. Dunque, c'è una delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'urbanistica Angela Barbanente, che ha autorizzato tutto. Gli utilizzi individuati sono l'attuazione del secondo straccio del piano di riqualificazione urbana di via Lucera, Borgo Croci Nord, a Foggia, e ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Qui c'è anche il PIRP A, che bisogna completarlo, e i fondi si riferiscono proprio a completare i progetti nei due quartieri. Poi abbiamo i fondi che devono arrivare tutti per quanto riguarda il piano B, Rione Diaz, Villaggio Artigiani. Dunque, potranno essere realizzati gli alloggi e ne abbiamo 168 alloggi di edilizia economica e popolare nei 5 centri. A Cerignola saranno costruiti 80 alloggi con questi fondi sbloccati dalla Regione, a Foggia 46, a Peschici 12, a San Nicandro Garganico 24, a Vieste 6, e tutto è finanziato con 2 milioni e mezzo di euro. E dunque arrivano buone notizie dalla Regione. Adesso andiamo avanti con altre notizie del nostro telegiornale. Avete già appreso dalla pagina vetrina, dai titoli di apertura. Dicevo poco fa, a Foggia non si raccoglie di questi tempi soltanto grano e pomodoro, ma anche droga, marijuana. È stato scoperto un ettaro di terreno, dunque un campo destinato alla coltivazione di marijuana in agro di Stornara. Ci dice di più Tonio Sepa. Scoperta occultata tra le erbacce in un fondo agricolo in località Contessa, nell'agro di Stornara, una piantagione di canapa indiana, pianta dalla quale si estrae la marijuana. I carabinieri, dopo vari appostamenti, hanno accertato che su quel terreno, apparentemente incolto, a turno e soprattutto di notte, si recavano alcune persone che attivavano e poi disattivavano un complesso sistema di irrigazione che correva lungo il terreno. Intervenuti sul posto, i militari hanno scoperto la piantagione. Sono così finiti in manette il 26enne Riccardo Masciavè, due fratelli polacchi, Kamil ed Edward Strop, rispettivamente di 19 e 21 anni, tutti residenti a Stornara, ed inoltre Giovanni Dauria, Francesco Dauria e Nicola Gargiulo di Gragnano, in provincia di Napoli.
sono state ritrovate circa 1000 piante alte circa un metro per un peso complessivo di 760 kg, dalle quali si sarebbero potute ricavare 85.000 dosi di marijuana per un valore commerciale di circa 420.000 euro. I 6 arrestati sono ritenuti responsabili di concorso in produzione di sostanze stupefacenti. Sul problema della sicurezza in generale, ma in modo particolare nella città di Foggia, il Popolo della Libertà ha chiesto al Presidente del Consiglio Comunale, dunque piemontese, la convocazione di una seduta monotematica sul tema della sicurezza. La richiesta nasce dagli ultimi episodi registrati in Viale Luigi Pinto, dove sono state incendiate le bancarelle della Coldiretti. Ci sono stati altri episodi preoccupanti nella zona. Per rimettere in moto la macchina economica e quella dello sviluppo della città è necessario che i cittadini tornino ad avere piena fiducia nelle istituzioni. Lo scrivono dalla segreteria provinciale del PDL. Torniamo sulla vicenda, sull'avvertenza del Donuva. Ieri abbiamo sentito il consigliere comunale Bruno Longo chiedere un consiglio comunale monotematico sull'avvertenza del Donuva e chiedere soprattutto alla politica di trovare una soluzione al problema. Si è parlato, c'è l'ipotesi, in piedi dovrebbe essere una delle risoluzioni, del contratto di solidarietà, contratto che però non è ancora parte. Sentiamo Mariangela Ciavarella. Mentre l'attenzione della politica locale torna sul Donuva e si profila all'orizzonte un consiglio comunale monotematico, il tema caldo alla Casa della Divina Provvidenza resta il contratto di solidarietà, con una riduzione del 16% in busta paga che al netto scende all'8%, la formula salva crisi è stata mal digerita dai lavoratori che fino all'ultimo hanno sperato in un cambio di rotta, soprattutto alla luce del risparmio derivato dal numero di personale andato in mobilità. Certo, ad oggi il contratto di solidarietà non è ancora entrato in vigore perché la Casa della Divina Provvidenza fa fatica a coprire tutti i turni. Questo scenario si era già profilato qualche settimana fa, quando l'ombra della carenza di organico si era allungata sull'azienda. Con il personale ridotto ai minimi termini, diventa difficile rispettare i parametri assistenziali fissati dal Sistema Sanitario Nazionale e così i lavoratori trattengono il fiato e attendono che la politica faccia il proprio passo, anche se dal fronte regionale non arrivano notizie e l'ente di Via Capruzzi si trincera dietro la risposta di sempre. Nel frattempo, la paventata chiusura del centro diurno per l'Alzheimer ha suscitato qualche perplessità, ma la struttura, che accoglie 10 pazienti, non è accreditata. Questo significa che le attività sono finanziate attraverso la retta versata dagli ospiti e in assenza di un intervento regionale non è possibile coprire i costi di gestione in aumento e comunque il centro non intende maggiorare il contributo a carico del paziente. Il centro diurno, inoltre, non è l'unica struttura non accreditata. Il Donuva deve fare i conti con la situazione dell'ortofrenico, che crea non poche preoccupazioni proprio a causa dei posti letto a esaurimento e per i quali non è previsto l'accreditamento. E adesso andiamo ad Amendola, all'aeroporto di Amendola, dove presto arriveranno i primi F-35, li ha destinati il nuovo ministro Mario Mauro Foggiano, e ce lo ha detto nel corso della sua visita la settimana scorsa a Foggia. A organizzare le operazioni e dunque ad utilizzare i primi F-35 sarà il nuovo comandante della base Amendola, che si è insediato questa mattina. C'erano naturalmente tutte le autorità del territorio. Ha seguito la cerimonia Tonio Sepa. Alla presenza di tutte le autorità civili, religiose e militari si è tenuta presso l'aeroporto Amendola la suggestiva cerimonia per il passaggio di consegne al comando del 32° stormo. Lascia dopo 2 anni di intensa e proficua attività il colonnello pilota Giancarlo Maragucci e gli subentra il colonnello pilota Michele Oballa, proveniente dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Il colonnello Oballa è nato a Conegliano Veneto il 23 marzo del 69, sposato con 3 figli. Il neocomandante del 32° stormo, tra i tanti incarichi ricoperti, è stato anche vicecomandante della Task Force Air Seagull di Kabul in Afghanistan.
Michele Uballa sarà, come annunciato qualche giorno fa in occasione della sua visita da Mendola dal ministro della difesa Mario Mauro, il primo a dirigere le operazioni dei nuovi aerei F-35 di cui lo Stormo sarà dotato a breve. Sì, sono il comandante del 32esimo Stormo e il 32esimo Stormo è stato designato quale prima base per ospitare questi nuovi sistemi d'arma. C'è molto lavoro da fare e sono sicuro che sarà un periodo proficuo non solamente per i militari qui della base, ma soprattutto penso anche a tutte le genti della Capitanata che potranno vedere come anche il 32esimo Stormo è un centro d'eccellenza qui per la Puglia. La vicenda dei lavoratori del Verde dopo l'assegnazione del servizio alla società di Bologna è noto, non tutti gli appartenenti alla storica platea sono stati reimpiegati, però al comune si stanno dando da fare per trovare una soluzione dopo il no dell'INPS, una soluzione politica, dunque se ne dovrebbe parlare nei prossimi giorni e se ne sta parlando nel corso dei tavoli tecnici istituiti per soddisfare tutte le richieste. Intanto quelli che sono stati assunti stanno lavorando e lo stanno facendo abbastanza bene. Mariangela Mariani. Che tipo di intervento state effettuando? Sì, abbiamo fatto un controllo statico strumentale tramite tomografia, quindi uno strumento non invasivo, è il frutto della ricerca ultima a livello mondiale, uno strumento tedesco con gli ultrasuoni. Praticamente senza fare nessuna ferita all'interno della pianta vediamo la densità del legno attraverso la velocità degli ultrasuoni. Vengono tutti registrati e poi si avrà insomma alla fine un report con una relazione consegnata al committente, che in questo caso è il comune di Foggia, e dove ovviamente garantiamo la stabilità delle piante controllate oppure gli interventi necessari per mettere in sicurezza. Visita specialistica di un'equipe del CNS nel centro storico. Le pazienti sono le tre palme di Piazza del Lago, sottoposte ad una sorta di risonanza magnetica, la tomografia ultrasonica. La mappa tridimensionale fornirà elementi utili a individuare eventuali difetti strutturali e valutare il pericolo di caduta. La ditta Ariete di Modugno, che insieme alle tre fiammelle di Foggia si occupa della manutenzione di parchi e giardini della città in quanto socia del Consorzio Nazionale Servizi di Bologna, per queste indagini si è avvalsa senza spese aggiuntive per il comune di un'azienda di Ortanova, l'Agridea. Come mai avete chiesto l'intervento di un'altra azienda? L'intervento di un'altra azienda parte dal presupposto che noi come azienda che interviene sulla manutenzione del comune di Foggia, come manutenzione del Verde, non abbiamo alcun interesse nel dire che una pianta è pericolosa o meno, in quanto abbatteremo le piante realmente pericolose e comunque ci siamo affidati ad una ditta esterna perché loro hanno un'attrezzatura che solo in pochi si possono permettere a livello nazionale. Questo tipo di intervento verrà effettuato solo qui in Piazza del Lago? Attualmente sì, perché è stato richiesto dai cittadini che vi abitano qui intorno. E la richiesta è pervenuta perché comunque le palme si muovono tantissimo quando c'è parecchio vento e quindi si è stata fatta qui oggi, ma sicuramente in base alle richieste del servizio ambiente, dell'ufficio servizio ambiente, verrà fatto anche su altre piante. L'imbracatura in cima ai fusti non sarà rimossa, è lì da più di 10 anni, quando le palme ormai sorvegliate speciali furono sottoposte a indagini simili per verificarne la staticità. Nel resto della città proseguono le operazioni di sfalcio delle erbacce. Oggi gli operatori del Verde sono arrivati in via De Petra, nel parco giochi che ha subito più interventi fai da te che lavori di ordinaria manutenzione. Ricorderete la battaglia degli amici della domenica, il gruppo spontaneo nato su Facebook che a più riprese è tornato in quel parco munito di ramazze e buona volontà. I lavori di pulizia proseguiranno domani. Quando rivedremo le nostre piazze e i nostri giardini verdi? Non ti posso dare una data di scadenza, però ci stiamo lavorando parecchio sopra. Quindi sicuramente questo potrà avvenire per la fine dell'anno, sicuramente ci sarà un volto nuovo per la città di Foggia. Sempre per il Verde arriva una buona notizia, sono state ritrovate le attrezzature rubate all'interno del deposito della CNS al villaggio Artigiani in via Motta della Regina. Vedete nelle immagini il capannone. La notizia è trapelata nelle ultime ore. La polizia ha recuperato il materiale dal valore di oltre 20.000 euro
tre giorni dopo il furto avvenuto nella notte del 26 giugno. Il consorzio che si occupa della manutenzione di parchi e giardini ha presentato subito l'istanza di dissequestro, perché la merce è stata sequestrata ed è ancora a disposizione della procura. Presto dovrebbe esserci il dissequestro e dunque ci dovrebbe essere la consegna ai dirigenti del consorzio. Riapriamo la pagina della sanità per vedere come sta andando il piano di riconversione negli ospedali interessati. A Torre Maggiore va tutto a rilento, ci riferisce Mariangela Ciavarella. A quasi due anni dalla dismissione, l'ospedale di Torre Maggiore attende ancora il completamento effettivo del programma di riconversione. E così il vice sindaco Enzo Quaranta ha deciso di scrivere al direttore generale dell'ASL di Capitanata, Attilio Manfrini, e all'assessore regionale alla sanità, Elena Gentile, per sviscerare tutti i dubbi che amministrazione comunale e cittadinanza nutrono rispetto al protocollo che sino ad ora è stato rispettato solo in minima parte. È stato attivato il modulo dell'hospice, ma non i due moduli di RSA da 20 posti letto ciascuno, e non c'è traccia neanche del centro per l'autismo, del day service, del modulo di riabilitazione neuromotoria e della casa della salute. Nel frattempo, ha sottolineato il vice sindaco, hanno preso piede alcune voci relative alla realizzazione di un ospedale psichiatrico giudiziario a Torre Maggiore, ipotesi rispetto alla quale manca la condivisione del comune, soprattutto alla luce degli impegni disattesi da ASL e Regione. Avvelenato il tono della lettera aperta che mette nero su bianco i provvedimenti che l'amministrazione ha in animo, Quaranta ha già disposto la revoca della delibera con cui la casa di riposo per anziani di via Ciaccia era stata assegnata alla ASL e il recupero delle utenze attive dovute dall'azienda sanitaria al comune per l'utilizzo dei locali comunali dove è ubicato il consultorio familiare. Siamo giunti alla pagina del Foggia Calcio. Ce la faranno gli attuali dirigenti a completare e presentare la domanda di ripescaggio in seconda divisione? Pare di sì. I dirigenti non vogliono assolutamente perdere il treno del ritorno in C2. Dopo la costituzione della società SRL si stringono i tempi per la fideiussione da 800.000 euro. Negli ultimi giorni il direttore generale Sario Masi ha raccolto segnali incoraggianti. Sentiamo. Dicono di farcela. Non aggiungono altro, se non una bozza del bilancio di previsione della prossima stagione, che secondo Pelusi in seconda divisione avrebbe gli stessi costi della D. Confortante. Ma come faranno ad allegare la fideiussione di circa 800.000 euro alla domanda di ripescaggio ancora non si sa. Forse si affideranno alla buona volontà di un istituto di credito che vede di buon occhio il progetto calcio stilato dagli attuali dirigenti. In più sperano nell'arrivo di forze fresche che dopo la costituzione del Foggia Calcio SRL potrebbero concretamente manifestare interesse. Comunque sia, è un'occasione da non perdere, assolutamente. Il telefono di Sario Masi in questi giorni bolle. Il ripescaggio in seconda divisione per il direttore generale è un chiodo fisso. Sveglia i suoi amici anche di notte, spiegando che l'occasione è d'oro e che prima o poi questa benedetta crisi finanziaria dovrà pur passare. E quando passerà, chi oggi avrà avuto forza e coraggio di organizzare la ripresa avrà senza dubbi una posizione di privilegio sul percorso della ripresa generale. Mica sbaglia il direttore, legge con profondità il momento, con gli occhi della fiducia, come quelli di un imprenditore scafato e lungimirante. A casa finora ha portato solo promesse, ma giura che presto qualcuno potrebbe piegarsi alla tentazione del pallone. La settimana scorsa allo Zaccheria si è rivisto Matteo Latorre, il re degli elettrodomestici, a capo del gruppo industriale della SIAM, sta per cedere la sua disponibilità. Dobbiamo avere fiducia, quindi, di queste persone che stanno oggi, e spero che piano piano, insomma, mettano su una squadra che possa far ben figurare nel campionato di cui, diciamo, oggi il Foggia milita. Questa squadra ha bisogno anche di qualche supporto, ecco, non solo in termini economici, anche dal punto di vista morale, di chi a Foggia ha fatto la storia anche dell'imprenditoria, no? C'è la possibilità di dare comunque una mano a questa società?
Il problema è che oggi viviamo una situazione di crisi aziendale non indifferente per quello che sta succedendo in Italia. Però che devo dire? Io ci sono sempre. Le parole di Latorre hanno il senso dell'impegno. Il sostegno dell'imprenditore potrebbe essere a livello di sponsorizzazione e potrebbe bastare, oltre a rappresentare un messaggio per la classe imprenditoriale. Che Masi e Pelusi possano farcela si legge anche nella spinta dei tifosi pronti a raggiungere il tetto dei 2.000 abbonati. Più di 200 hanno già sottoscritto la tessera per la nuova stagione. Riprendiamocelo, il calcio che conta. Basta un po' di coraggio. Oltre al sostegno di Matteo Latorre, stanno per arrivare altre sponsorizzazioni ed anche importanti. E dunque, il Foggia potrebbe farcela, i dirigenti attuali potrebbero farcela per riportare il Foggia in Serie C2 ed è un fatto importante per la città. In tema di calcio facciamo anche noi di Teledown gli auguri a Peppino Pavone, il direttore sportivo che ha approdato alla Sampdoria, dunque torna in Serie A. C'è stata una chiamata da parte del tecnico, da parte dei dirigenti naturalmente, sollecitati molto probabilmente da Delio Rossi, e dunque questa nuova grande occasione per Peppino Pavone che torna a lavorare per un club di Serie A, la Sampdoria. Non è tutto, dopo la pausa pubblicitaria abbiamo altre notizie ed altri servizi. Per nascere un complesso immobiliare di alto prestigio, con centri commerciali, impiantistica sportiva, strutture scolastiche, spazi per bambini e anziani, tutto avvolto in una cornice di sobria eleganza. Prenota il tuo appartamento nel nuovo complesso immobiliare accanto al polo universitario ospedaliero. Per informazioni 0881 61 78 82 oppure tratto casa 0881 72 24 31. E a chi prenota l'appartamento, regaliamo l'arredamento. Istante nel Salento, a Torre San Giovanni, a Lido Bora Bora. Tutti i colori del fantastico mare, con un fondale sabbioso limpidissimo e una scogliera a 150 metri dalla spiaggia. A Lido Bora Bora, l'estate è una favola. Non parliamo noi, parla il mare. Animazione, ginnastica, piano bar, spettacoli e una cucina straordinaria. Non parliamo noi, parlano i colori e i sapori del mare. We'll be right back.
International Ricevimenti. A maggio Teledauna li aveva tenuti a battesimo all'interno della trasmissione Vengo dopo il TG condotta da Gianni Cicolella. Oggi scelgono proprio la nostra emittente per promuovere il tour che li porterà in diverse regioni italiane. Stiamo parlando dei giovanissimi interpreti del musical Mamma Mia. Partono per una tournée estiva che li porterà fino in Sicilia. Ascoltiamoli ai nostri microfoni. Dunque, sentiamo due interpreti femminili. Io ti vorrei accanto a me. Gireremo per fortuna un po' l'Italia, andremo nelle prime tappe in Abruzzo, in Sicilia, poi gireremo un po' la Puglia. Foggia noi prevediamo fine estate, quindi inizio ottobre o giù di lì, insomma. Siete emozionate? Tanto, tanto, perché era una cosa che era nata a livello locale, invece è cresciuta all'improvviso, c'è chi ha creduto in noi e sta andando, speriamo andrà sempre meglio. C'è una tappa che vi emoziona particolarmente? La Sicilia, probabilmente la Sicilia, sì, perché è stata la prima che è venuta fuori del tour, perché è la più lontana probabilmente, perché sono tre giorni, in Sicilia sono tre giorni, c'è il mare. In Sicilia, se non ricordo male, andrete nella Valle dei Templi a portare il vostro musical, giusto? Sì, e in programmazione negli stessi giorni volevamo ricordare che ci sono artisti del calibro di Zucchero, di Max Gazzè, di Marco Mengoni, insomma, quindi vedersi lì sulla pagina, sulla stessa copertina c'è scritto Zucchero, Max Gazzè. Mamma mia, che musical, insomma, fa un po' effetto allo stomaco. Da qui a un anno come vi vedete? Sempre meglio. A Broadway. Magari. Sì, noi ci mettiamo tutti noi stessi e speriamo di fare il triplo di quello che siamo riusciti a fare quest'anno, sempre con la stessa passione e con la stessa umiltà. Bolle in pentola qualcos'altro? Allora, come si dice in questi casi, in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Mani, 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 nelle mani, quanti soldi avrei. Mani. Complimenti alle nostre ragazze, le ragazze foggiane. Portiamo con orgoglio il nome di Foggia oltre i confini provinciali. Facciamolo sempre. Noi vi informiamo così e vi ringraziamo per averci ascoltato.